il cinema, siccome non ha l'obbligo di dover spiegare nulla e via dicendo, ma questa sono tutti quesiti, domande e risposte filosofiche fondamentalmente sulla, sull'estetica cinematografica, perché il cinema innanzitutto è filosofia estetica. Ho messo in rassegna, perché molte persone me l'hanno chiesto, una serie di film che, come assegnare una mappa, delineano dei punti focali eccezionali nella storia del muto italiano. Quindi è un percorso, non è soltanto una rassegna fine a se stessa per proiettare qualche movie. Capiria è un film molto strano per l'epoca, perché il padre del cinema americano, David Walt Griffith, fece un film che adesso è molto considerato molto controverso perché per l'epoca parlava di contenuti razziali, ed è Nascita di una nazione. E poi fece Intolerance. Questi erano i due emblematici del colossal. Pastrone, che è la grande mente, non è D'Annunzio la mente di Capiria è Pastrone, che aveva ideato un modo che noi possiamo dire del tutto contemporaneo. Cioè aveva capito che per fare un film con grandi budget bisognava avere non solo l'ausilio, oltre di quell'Italia, diciamo, che era ancora ai primordi, ma dell'intelligenza italiana, e quindi chiama D'Annunzio. D'Annunzio in quel momento era molto odiato ma molto amato, e gli chiede di scrivere le didascalie. Ovviamente Pastrone, sapendo che l'alfabetizzazione italiana di quel periodo non è come quella attuale, quindi c'era un'alfabetizzazione del 10-15%, e il cinema era visto in un modo, era una sorta di appendice dell'avanspettacolo, non era visto come una forma che poteva inglobare tutte le altre arti, quindi veniva visto un po' dall'intelligenza italiana di cattivo occhio. Pastrone cosa fa? Alla Cines di Roma e alla Itala Film di Torino fa costruire degli enormi studi di posa e di ripresa. Ci sono scene girate in esterno e scene girate all'interno. Questa non è una novità, però era una novità per l'epoca, perché il realismo girava tutto all'esterno, il futurismo girava tutto all'interno, e anche se girava all'esterno aveva una connotazione, diciamo, simbolica. Invece Capiria ricostruisce tutto per l'esterno e l'interno. Voi vedrete una grandissima sequenza che è rimasta nella storia di tutta la cinematografia mondiale, che è il sacrificio di Capiria secondo l'attuazione del sacrificio del Moloch. Ed è una scena abbastanza violenta per l'epoca. Vedrete Archimede, vedrete l'assedio di Siracusa. Ovviamente però, come giustamente sottolineava Pastrone, che era un personaggio abbastanza curioso, cercava un cinema proiettato da un microscopio, cioè lui era un grande avanguardista sotto il piano tecnico. Il primo carrello della storia della celluloide. In nessun film mai si era visto un movimento di macchina. Le lettere di Pastrone ci dicono che in quel preciso momento, poi lo noterete all'inizio, il pubblico si alzò all'impiedi perché non erano abituati a vedere qualcosa che si muovesse. Fece una cosa come 3.000 metri di pellicola, infatti all'inizio il film durava una cosa come 4 ore e mezza, poi fu ridotto e lo comprarono gli americani. Perché lo comprarono gli americani? Perché per la prima volta gli americani capirono come si doveva fare il colossal, cioè come si dovevano suddividere parte intimistica, quella produttiva e quella industriale. Pastrone ha aperto al colossal come lo conosciamo oggi. Cioè, senza Pastrone magari un altro poteva farlo, però in un'epoca così contorta, in un'epoca che, parliamoci chiaro, era scoppiata la guerra, la prima guerra mondiale, molti poeti andavano in guerra, c'era il crepuscolarismo che avanzava, quindi c'era una sorta di lassismo da parte dell'intelligenza, era un ricordare i fasti dell'Ottocento. Capiria è come se avesse dato una spinta propulsiva al massimo verso tutto quello che poi è stato il Novecento.
un grande poeta ha detto che per parlare di Gabiria o se ne parla in modo esclusivo, in modo anche molto complesso, oppure se ne parla in modo molto semplice. Sì, Gabiria è il più grande film italiano della storia del mondo. Io sto cercando di fare una via di mezzo, però è molto complicato. Tengo a sottolineare che il film stasera dura 2 ore. Per un muto era una cosa indicibile. Se voi pensate che il primo film della storia del cinema che noi abbiamo proiettato, che era La presa di Roma, durava 6 minuti, in confronto, cioè pochi anni dopo, dal 1905 al 14, un film che durasse più, diciamo, di 45 minuti, come avete visto Taì e Cenere l'altro giorno, era qualcosa di impensabile. Anche sotto questo punto di vista Pastrone è andato avanti. L'ultima cosa che voglio dire è che qui per la prima volta, e noi siamo abituati al perlum degli anni 60, il cosiddetto cinema dei Sandaloni, ok? E cioè i vari Ben-Hur, Covadis e via dicendo, ma tutti quei film sono stati definiti così perché c'è stato Gabiria. Va bene, detto questo, quindi io vi aspetto la prossima settimana. Se alla fine della proiezione siamo ancora tutti vivi e vogliamo dire qualcosa, ben venga. Allora, grazie a tutti e scusate se sono stato prolisso.